Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come rimuovere del tutto gli effetti visivi speciali e riguardo anche agli effetti di animazione riguardo alle schede o a qualsiasi cosa che usate su Windows 11. Ovviamente questo qua può anche velocizzare il processo nell'usare al meglio Windows 11, quindi in questo caso quando vai ad aprire una scheda l'apri velocemente, senza effetti visivi, animazione, sfocatura, semplicemente l'apri così, semplicemente, io apro qua sopra e basta. Questo si è aperto, si chiude subito, si apre velocemente. Così è, e soprattutto anche con Alt più Tab, come puoi vedere, non c'è la sfocatura dietro, uno degli effetti visivi che ci consente di usare Windows 11. Quindi in questo caso andiamo direttamente su tasto Windows del sistema, tasto destro sopra qua, vai su Sistema, vai su Accessibilità, vai su Effetti visivi. Come puoi vedere, mostra sempre le barre di scorrimento, tipo quando vai a scorrere sulle pagine non andrai a scorrere tipo fluido. Effetti di trasparenza, rende leggermente trasparente alcuni sfondi delle finestre. Effetti animazioni, ho disattivato tutto. E poi ci sono le notifiche, dopo, tipo quando ti arrivano le notifiche, te le fa vedere per 5 secondi e poi se ne vanno. E basta, questo è. Poi disattivi questi effetti di trasparenza e animazione. Quindi in questo caso, se io adesso vado ad aprire Chrome e lo voglio ridurre a icona, subito sparisce la pagina senza far vedere il quadro dietro trasparente che fa un effetto di animazione, un effetto visivo. Stessa cosa con Chrome. Riduca icona, come avete visto, tipo un quadro grande che si rimpicciolisce fino a diventare piccolo e a chiudersi qua sopra. Senza quelle cose attivate, lo chiudi e lo apri semplicemente senza problemi. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come disattivare gli effetti visivi, animazione, tipo effetti speciali su Windows 11, grazie a tutti per questa visione. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!